Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marco. Ciao. Siamo tornati nel Castro che porta in questa passerella verso il Teatro Tenda di cui parleremo. Noi chiamiamo Castro, ma amorevolmente Parata. Parata, qui siamo alla Parata. La Parata, ma che... siamo un po' più lontani dalla Parata perché la Parata è a nord della città, ma Parata nel senso dispreciativo perché parava tutto il sudicio della città. Però qui di sudicio, giunta, di sudicio come dici te ce n'è tanto. Tanto. A parte gli, qui che non tagliano nulla. No. Chi è che dovrebbe intervenire? Provincia. Provincia. Con quali soldi? Adesso regione. Regione, sì, aspetta e spera. Guarda siamo laggiù, guarda laggiù, giungla, guarda laggiù. La più completa. Giungla e quindi pericolo a livello di, se, insomma, di inondazioni varie. Questa è una giungla. Ah, sì. Qui sono anni e anni che non tagliano nulla. Che non è stato mai tagliato niente. Siamo nel Castro, come vedi, sempre abbastanza nero. Sì, sì. Nero che vuol dire? Che è il recettacolo di tutti i famosi fossi che abbiamo visto precedentemente, che si gettano tutti qui. Sì, sì. Fra cui l'ultimo fosso, appunto, si butta nel Castro un po' più avanti. Siamo belli alti qui, eh? Sì, qui, questa è poi bella la struttura. Questa è stata fatta una bella cosa perché unisce la zona fiorentina con le zone di Ipercop. Uno può venire a fare Ipercop, esatto. Firenze, uno può venire, ma non soltanto per quello, ma anche per la gente per andare a spasso tranquilla, certo, senza problemi. C'è qualche problema? C'è tutte le strade piene di buche. Siamo diventati poveri che non si sa. È vero, fate una bella passeggiata. Sì, sì. Attento alle buche allora. Ah, certo. Ma ce n'è più adesso con il sindaco Ghinelli o più con il sindaco Fanfani? Certo, le strade peggiorano, quindi non so se dipende dal sindaco o dall'età delle strade. Quindi la strada andiamo a inciampare. Sì, molto. I sindaci cambiano spesso, le cose stanno come sono. Stavo dicendo a lei che prima il comune aveva gli operai. Sì. Meno male, ci mettevano i loro tempi, però pulivano, aggiustavano qualcosa. Questi secondo me tappano e basta. E poi è una città anche più sporca. Sporca. Porca. I spazzini si vedono, si vedono ogni tanto i spazzini? O no? Non li vedo più, però mi alzo più tardi. Sì, sì. Buona passeggiata. Vedi che questa Parata è anche un luogo di socialità, si fanno dei belli incontri. Era meglio quello quelli di per giorno. Te. Era quelli meglio quello... Lì è un altro sottopassaggio, qui siamo nella Parata. È vero. Hai capito? Esatto. Allora... mi pare che qui hanno tagliato l'erba rispetto alla nostra precedente visita, e quindi un po' meglio. Però siamo venuti qui, non ma solo nessuno raccatta il sudicio, cioè nessuno raccatta l'erba, sì, perché lo sporco è sempre quello. Contratto devi tagliare l'erba per non raccattare il sudicio, quindi il sudicio rimane. Quindi. Sì, è parecchio, perché poi il vento lo porta. Però siamo tornati non solo per farvi vedere il Castro, abbiamo sentito le signore che le buche è un problema molto sentito, eh. Quindi siamo alla cattedrale sul deserto. Allora, riabilitiamo il circo senza animali. Il circo siamo arrivati al Teatro Tenda di nuovo perché ci è arrivata una segnalazione. Ora noi non possiamo entrare evidentemente all'interno perché è chiuso, però ci è stato detto che da una parte è difficile, uno si chiede perché questa mega struttura che è stata fatta, come abbiamo già detto l'altra volta, ospita così pochi eventi. Cioè quelli del calcio benissimo eccetera, però insomma era nato per tutt'altro, cioè per tutt'altro, per fare tante altre cose, quindi da una parte sembra che sia abbastanza oneroso anche diciamo affittarlo, sì, per un giorno, perché c'è una serie di spese per la sua gestione. Fai passare prego passi. E poi ci hanno detto che ultimamente ci sarebbe anche un telo dall'alto, che quello penso sia per l'insonorizzazione, che sta un po' cedendo. Per il momento niente di particolarmente allarmante, però anche a livello di tenuta. Quindi l'insonorizzazione prima era pessima, oggi peggio mi sento ancora, sì, perché in effetti non è che c'è una grande insonorizzazione. Se poi il telo che dovrebbe fare da attenuazione delle onde sonore va giù, quindi peggio mi sento. Vabbè, peccato, perché questa poteva essere una struttura che poteva essere utilizzata in tanti modi, invece di fatto diventa veramente inservibile. È gestito da una cooperativa, non lo so, penso. Non lo so. Sì. E, niente, purtroppo la situazione è questa. Sto guardando su. Anche i tiranti, vedi, sono un po' lenti in cima.
Fu una un po' magna sotto per le elezioni del primo del Fanfani bis, il primo Fanfani, il secondo Fanfani. Già all'epoca quando fu realizzato, però i dubbi era inservibile. Sì, ma era giallo, cioè, già non c'erano impianti, non c'era niente. Però già si creò molti dubbi questa, come fu una, come nacque. Poi non è mai decollata. Adesso se la ritrovano in eredità, ovviamente i nuovi assessori, la nuova giunta, e però a parte appunto qualche evento grosso del calcio, delle bellissime serate, anche quelle con le band, eccetera, so che l'hanno utilizzato molto le scuole, però era nato per far diventare un posto anche dove portare spettacoli, cantanti. Eccetera. No? Invece purtroppo niente da fare. Si fa solo le band in fondo all'anno basta, ci vengono di maggio. E un'altra manifestazione, quella dei ferrovieri. Sì, sì. E basta, due manifestazioni all'anno per questa struttura che è costata diversi soldini e viene qui sottoutilizzata. Peccato, dobbiamo trovare il modo di poterla farla utilizzare in modo tale che questa comunità ha un costo. Sicuramente anche abbassando i prezzi così ti costa e basta. E nell'altro modo forse potresti anche ammortizzare il costo della struttura, magari in più anni, però ammortizzarlo. Vabbè, non so con che spirito e con che metodo viene utilizzata, e i costi che ha fissi di gestione, per cui no. Chi lo gestisce lo sa, e sicuramente io penso che se avesse un po' di ritorno non gli farebbe male. Tenerla chiusa così mi sembra controproducente. Allora, il castro, che la Chiana ce l'avevamo un'altra volta, il castro che abbiamo visto, i rifiuti non tagliano la vegetazione, le signore ci hanno parlato delle buche e poi il buco, tra virgolette, del teatro tenda che non decolla. Vedremo, speriamo che anche questo piccolo problema di manutenzione venga risolto, ci vediamo domani. Ciao.